Bentornati, siamo di nuovo alle prese con uno shooting di interni. Ora, quello che voglio farvi vedere è un pochino il tipo di lavorazione che viene fatto su delle foto di interni una volta che queste sono già state processate all'interno di Camera Raw o Lightroom, quindi è già stata fatta la correzione colore, sono già stati applicati, è già stato applicato il profilo Sharpening 2 che metto su tutte le immagini che lavoro. Profilo che fra l'altro, preset che fra l'altro è disponibile gratuitamente sul link che vi metterò in descrizione. Nel momento in cui andiamo ad aprire la prima immagine, prima cosa che facciamo, andiamo a verificare se le linee sono dritte e più o meno lo sono, perché si cerca di scattarle già in maniera corretta. Purtroppo, quando si scattano foto di interni, bisogna utilizzare un grandangolo e purtroppo i grandangoli hanno la caratteristica di distorcere parecchio le immagini, quindi un po' di correzione può essere richiesta. Andiamo a selezionare distorci, andiamo a prendere e teniamo premuto Shift in modo da ancorare le proporzioni, così rimane ancorato ai centri orizzontali. Facciamo la stessa cosa. Ecco, muovendone una si muove anche l'altra inevitabilmente, per cui in questo caso muovendone una a me sembra che anche l'altra caschi già abbastanza giusta. Altra cosa che vogliamo fare è rimuovere prima consolido il livello. Altra cosa che voglio fare è rimuovere targhette e cose che non reputo necessarie. E questa prima direi che ce la siamo cavata abbastanza in fretta. Se vogliamo proprio fare i fenomeni, andiamo magari a rimuovere cose come questi due riflessi che non sono proprio la cosa più bella che si possa vedere. Ecco fatto, decisamente meglio. E questa è la prima e la salviamo. Andiamo a prendere la successiva. Facciamo la stessa cosa. In questo caso io tengo il profilo incorporato perché sto usando Adobe RGB 1998. Di lavoro io di default tengo sRGB perché lavoro molto per internet e per i social media, ma tendo a utilizzare Adobe RGB quando ho il dubbio che questa immagine potrebbe anche venire stampata a un certo punto. In questo caso questo profilo colore rimane più fedele qualora lo si voglia stampare, mentre sRGB è molto più indicato per i monitor. Per cui vado a selezionare, uso il profilo incorporato che è quello che gli ho dato in camera. Andiamo un po' a vedere, qui abbiamo ovviamente la problematica analoga, perché poi è sempre quella. Per cui andiamo a fare grosso modo la stessa cosa. Qui è veramente piccola la differenza, per cui credo che in questo caso sia proprio necessario, oltre a premere Shift, è necessario premere anche Ctrl. In questo modo, invece di snappare e di collegarmelo al bordo, posso gestirlo con più precisione. Ok, e dall'altra parte invece mi sembra che andasse già bene. Qui c'è un pochino di differenza, per cui andiamo a fare una correzioncina di questo tipo e anche qui bisogna premere Ctrl perché altrimenti senza control vedete che mi rimane attaccato lì, invece io voglio andare in mezzo. Ok, mi sembra decisamente meglio. E anche questa direi che ci siamo. Andiamo a vedere la prossima. Usiamo sempre lo stesso profilo. Quella di prima si può chiudere. Allora, in questo caso, l'unica riga che ci può dare problemi è questa. Cui la correggiamo in questo modo e adesso vediamo se si è sballato qualcos'altro. E io direi proprio di no, perché questa sembra assolutamente in bolla. E quindi anche qui ci siamo. Oh, adesso qui cominciano un pochino le vigliacche, nel senso che qui non riusciamo a vederla bene questa riga. Per cui dobbiamo un po'
tirare a indovinare. La cosa del genere dovrebbe essere abbastanza precisa. Vediamo che qui dovrebbe essere giusto. Se ci vengono dubbi, diamo un'occhiatina anche qua. Qualcosa del genere, ok. In questo caso ci tengo di più quasi a questa riga che a questa, perché il prodotto è questo. E poi vediamo se si può fare qualcosa per questa. Io ho paura che mi rompa le scatole con sta foglia, ma se la cava abbastanza bene. Bene, perfetto. E andiamo a salvare e continuiamo con la prossima. Ok, questa a me sembra praticamente giusta, però in questo caso forse c'è qualcosa che possiamo fare perché questo a me disturba, non lo voglio vedere in realtà quello. Mi dà anche un po' fastidio però cambiare le proporzioni perché sono molto legato al 35x24, quindi la croppo ma tenendo premuto Shift in modo da tenere linkate le proporzioni, così taglio fuori questa cosa, questa fettuccina d'ombra che non voglio vedere. Per il resto direi che le linee sono già corrette. C'è questo che non mi piace. Vediamo se riusciamo a toglierlo al volo così. O se mi crea problemi. Ormai riempio in base al contenuto è una roba incredibile. Fa da solo. E andiamo a salvare. Ok, qui sono un po' più in difficoltà perché qui io potrei tagliare via questa parte, però finirei per tagliare via anche quest'angolino oppure per prendere ancora meno di questo pezzo della cucina. Per cui cercherò di non farlo, cercherò di non ritagliarla. Vediamo se ci si riesce. Ah, sì, riuscire si riesce, bisogna vedere come viene. Allora, in questo caso tengo sempre premuto Shift, la tiro appena un pochino e qui sembra già giusta. E sì, mi potrei accontentare. Vediamo se la vado a tagliare un pochino, che cosa succede. Che forse sapete cosa c'è, forse è il male minore, quindi direi che la teniamo così. Ora, a me, non vi nascondo, piacerebbe moltissimo riuscire a sbarazzarmi di questo. Vediamo se ci riusciamo al volo. E secondo me va benissimo. È duplicato abbastanza male volendo, però in un riflesso così frastagliato non si nota e quindi secondo me va bene. Facciamo la stessa cosa con questo. E questo invece va via liscio. Io non lo vedo, non me ne accorgo, se me la facessero vedere non me ne accorgerei, quindi direi che va bene così. E andiamo a salvare. Le guide, io in questo caso le sto lasciando, anche perché così se riapro il file vedo su cosa mi sono basato per raddrizzarle. Si potrebbero anche cancellare, ma tanto non ha importanza perché non vengono stampate. Qualora dovessero essere stampate o messe da qualche parte, pubblicate, queste guide sarebbero invisibili, quindi non mi danno fastidio. Stiamo vedendo un sacco di foto verticali in questo shooting. Ora, chi segue da un po' saprà che io non amo scattare in verticale, proprio in generale, per una questione molto basilare. Se ci avete fatto caso, i nostri occhi sono uno a destra e uno a sinistra, e quindi è abbastanza scontato che la nostra visione sia molto simile a quella di uno schermo cinematografico, ovvero orizzontale. Io non so per quale motivo si sia scelto di procedere in una direzione come quella del mobile, di fare le cose in verticale, non lo approvo, però d'altronde non è che ci posso fare granché e quindi mi devo adeguare. Ora, il punto in questo caso però è che ci sono alcuni prodotti, come per esempio questo, che hanno uno sviluppo prevalentemente verticale.
E quindi ostinarsi a scattarle in orizzontale, diciamo che è abbastanza controproducente, per cui ho cominciato a farne alcune in verticale anch'io. Che non vengono neanche male, eh. Non è che siano, cioè, per i ritratti il formato verticale è molto bello, è molto elegante, non è questione che non sia buono. Diciamo che è un po' contro alla fisiologia di come è conformata la nostra testa, ecco, quanto a disposizione degli occhi, tutto qui. E anche questa direi che è sistemata. Vediamo un po' anche qui cosa c'è da sistemare. Qui ce ne sono alcune che, come si dice, non tutte le ciambelle vengono col buco e non tutte le foto vengono dritte, no? Ok, e così va molto meglio. E così va meglio ancora. Dopodiché ci possiamo prendere cura dei soliti cartellini. Spero che venga bene come prima questo. Lo spero veramente tanto. Non bene come prima. Però andiamo a correggere e direi che ci siamo. Questo forse si vede che è un po' fuori, eh? E adesso non si vede più. Molto bene. Questo vediamo se capisce che cosa voglio. Vabbè, direi che va bene. Questo è un altro cartellino che era posizionato su un altro prodotto. Non me lo toglie proprio bene come vorrei. E allora lo togliamo noi. Andiamo a clonare. Ed eccoci qua. Dopodiché torniamo a fare un livello solo ed eccone un'altra pronta. Vediamo qui che cosa ci aspetta. Qui abbiamo sicuramente un paio di righe da rivedere. Sì, eccoci qua. Ogni tanto clicco due volte. Allora, cominciamo col sistemare il frigo. E poi andiamo a sistemare anche il mobile. Ovviamente tutti gli aggiustamenti che facciamo si ripercuotono da un lato all'altro, ma in questo caso direi che è cascato abbastanza bene. Vediamo se questo riflesso viene via senza fare troppe storie. Fantastico, è venuto via subito. Cartellini, etichette strane non ne vedo. E allora la chiudiamo qui. Stessa cucina, altra angolazione, così. A vederla mi sembrava giusta, invece è un pelino fuori. Tanto la sistemavamo comunque. Cominciamo dal frigo. Comincio dal frigo perché vedo meglio la linea, semplicemente, non c'è un vero motivo. Tanto sono da fare tutte e due e comunque si influenzano sempre un pochino. Però così direi che va benissimo. Facciamo un unico livello. Allora, in questo caso io faccio nascondiguida perché qui non la voglio vedere, quindi command H per nascondi, hide in inglese. Vediamo se riusciamo a togliere questo in un colpo solo. Bam, fantastico. E direi che non c'è nient'altro, per cui la salvo e fine. Questa è un po' vigliacca perché qui abbiamo una riga che non si vede benissimo e qui non ne abbiamo. Per cui direi che possiamo andarci a basare magari sulla gamba del tavolo, che dovrebbe essere comunque dritta. Salvo gambe strane, però queste mi sembrano dritte. Io parto sempre dal frigo perché è un elettrodomestico a cui sono particolarmente legato. Contiene un sacco di robe buone. La gamba del tavolo, a me sembra che vada quasi bene sta gamba. Però una tiratina giusto per
Sì, così è meglio, così è meglio. Va bene. E il frigo mi è andato un po' fuori con quella modifica che ho fatto, quindi adesso lo ritiro e spero che la gambetta non si muova e direi che non si è mossa. Quindi va bene. Quindi io vedo due cose che non voglio vedere e sono una è questa. Boom, va benissimo. E l'altra è questa. Vediamo se mi capisce anche questa riga. Non l'ha capita. Allora, la riga bisogna che gli diamo una mano. E andiamo a rifarla. Ok, e direi che ci siamo. Unico livello e andiamo a salvare. Molto simile, ma direi molto più facile. Qui si discosta di poco. Qui prendiamo di nuovo la gambetta. Cioè, vediamo se questo riesco a levarlo subito. Mi ha dato fastidio prima. Sta riga. Questa riga maledetta. Non è che la capisci se io te la ridò. No, 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 proprio no. Questa vuoi essere aiutato. E allora la facciamo. Eccola qua. Poi, allora a questo punto sistemiamo tutto. Cominciamo dal frigo. È una piacevole abitudine. E adesso possiamo andare su questa gamba che sballerà tutto perché è molto fuori questa volta. In realtà no, non ha sballato granché. Ma direi che va bene così. Allora, riconsolido il livello perché se no quando vado a fare riempi con contenuto su un livello aperto mi va a campionare anche da fuori e mi fa pasticci. Invece così è più preciso quando vado a fare riempi in base al contenuto. Ok, fantastico. E andiamo a salvare. Però mi stavo dimenticando. Qui ci sono due cose in più che non voglio assolutamente vedere, che sono uno questo. Vediamo come se ne va. Fantastico. E c'è qualcos'altro qui. Questo è più vigliacco perché siccome è pieno di linee, non credo che riempi in base al contenuto, ce la faccia, per cui vado direttamente col timbro clone. E vado a vedere se riesco a papparmelo. Ok, qui rimane un pochino di linea intermedia. Vediamo se per caso, e riempio in base al contenuto, mi fa un bellissimo gradiente. Vediamo se se lo prende anche così, eh? No, così comincia già a capire male. Ok. Qui si vede un pochino di righetta che non mi piace granché. Ok, così va decisamente meglio. Direi che globalmente è molto meglio di prima. Perfetto. Dicono che la sfiga ci vede benissimo, e infatti anche questa che sembra giusta guardandola, invece non lo è. Per cui ci tocca andare a sistemarla. Facciamo così. E ora ci siamo. Adesso cose che non voglio vedere.
Abbiamo questo. Via. E abbiamo questo odioso, sempre lui. Vediamo se per puro caso ho una fortuna sfacciata. Porca miseria. Per un pelo non se lo prendeva tutto, eh. Direi che ci siamo. Unico livello e andiamo a salvare. Questa cucina probabilmente era un pezzo importante oppure ci piaceva particolarmente perché gliene abbiamo fatte un sacco di foto. Facciamo sparire queste etichette che io se potessi toglierle prima di scattare lo farei, ma purtroppo sono incollate. Cioè non posso sfasciargli le cucine mentre gliele fotografo, quindi mi tocca rimuoverli dopo. Sai che c'è questa, mi sa che te la tieni così, perché tanto cioè anche le altre sono un po' svolazzine, quindi va bene così. A questo punto, vediamo un po' la gambetta del tavolo com'è messa. Qui vediamo se riusciamo a far cascare bene tutto, perché qui è pieno di righe. E non è sempre facile capire quali sono quelle giuste. È tipo in questo caso sembra che quella del tavolo vada a incoccare in questo modo. E quest'altra deve venire fuori in quest'altro modo. E sembra che siano corrette anche le altre. Sì. Sì, direi di sì. E va bene. Poi comunque in generale se c'è il dubbio se sono giuste oppure no, vuol dire che se sono fuori veramente di poco. Perché più che andare a mettere le guide, se con le guide non capisco se sono fuori oppure no, vuol dire che al massimo saranno fuori veramente, veramente di poco. Qui invece non è neanche fuori di poco, fuori di un pochino. E così va meglio. Questo è il mio incubo. C'è sempre, maledetta. Colpo di fortuna. Ok, non c'è altro che non voglio vedere, per cui andiamo a salvarla così. Allora, qui abbiamo una verticale che sembra una cavolata, ma può rivelarsi bastardissima. Intanto perché qui abbiamo un'etichetta che è mezza dentro, mezza fuori nell'ombra. E questo secondo me romperà le scatole. Vediamo. Infatti, rompere scatole. Rompere scatole. Prendiamo questo, lo duplichiamo, lo portiamo giù. Magari lo scaliamo anche perché non ho voglia di fare tanta fatica dopo.
qualcosa del genere. Ok, questo adesso lo rimuovo perché mi sta solo disturbando. Mentre lascio quella è sistemata. E vado a unificare e faccio anche ritaglia. Nel caso fosse uscito qualcosa, non voglio pezzettini fuori. E finalmente possiamo andare a raddrizzarla. Andiamo a raddrizzare in questo modo. E poi andiamo a raddrizzare in questo modo. E direi che ci siamo. Per cui unisco livello e salvo. Altra verticale. State apprezzando anche voi il fatto che, come vi dicevo prima, qui ci godiamo la verticale solo nella porzione centrale e stiamo lasciando completamente non sfruttata tutta questa parte del monitor. Per questo motivo che io non amo particolarmente le verticali, perché i nostri occhi sono uno qua e uno qua, quindi non stiamo sfruttando il nostro campo visivo quando andiamo a guardare una cosa in verticale. Sì, così lo stiamo sfruttando, però zoomato. Qui è pieno di meravigliose etichette. Adesso le togliamo tutte. Magnifico. E adesso possiamo andare a vedere se... Eh sì, qualcosina da aggiustare c'è sempre. Eh? Tanto poi essere così precisi a mano non è facile e più delle volte è anche inutile perché tanto poi si corregge comunque. Ok, questa non è la tipica cucina a sviluppo verticale, però molte volte mi trovo a scattare in verticale perché se qui c'è un grosso tavolo, per esempio, io da qua non posso scattare la frontale e neanche laterale perché qui c'è un muro, qui c'è un altro muro, quindi l'angolazione migliore, diciamo, è questa. E quindi mi trovo, diciamo, costretto a scegliere questo tipo di orientamento che non mi fa impazzire, però se è il migliore che posso fare, lo faccio. E poi lo sistemo. E così mi sembra che anche questa caschi già giusta. Vediamo se ci sono etichette, robe brutte che non voglio vedere, biscotti, quello può andare. Ma direi che va bene. La teniamo. Qui forse siamo già abbastanza in bolla, però voglio vedere. Riempi in base al contenuto come se la cava su questo flare, che è una cosa che a me piace, il flare, però sulle foto di prodotto, soprattutto sulle foto di interni, non ci sta. Che bomba che è questa funzione. Fino a qualche anno fa una cosa del genere era impensabile, bisogna stare lì, pennelli, cose. Invece adesso un click ed è sparito. Veramente bomba. Ed eccoci qua. A posto. Brutto, 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 fastidioso questo. Accidenti. E che ci vuoi fare? Innanzitutto vediamo se posso non farci proprio niente. Porca miseria, che bomba sta funzione. Cioè, non ha capito al 100%, però capite come ha capito quello che io volevo. Cioè, non c'è riuscito al 100%, ma ha capito. Qui non riesce a concludere bene, ma sapete che c'è. Andiamo avanti così senza farci troppi problemi. E va benissimo così. E adesso diamo una sistematina a queste righe.
qua, forse ci siamo già. Sento più o meno. Qui non si è mossa, perfetto, perfetto. Ok. E qui pare che lo stiamo facendo apposta, eh. Sta diventando un test di questa funzione a questo punto. Vediamo come se la cava qua. Lo trovo comunque sorprendente. E più delle volte magari con una passata sola non capisce, ma con più passate. Si potrebbe stare a rifinire, però grosso modo io non me ne accorgo neanche. Se mi dicessero che quel muro è semplicemente così, ci crederei. Ovviamente, qualora il prodotto fosse il muro, bisognerebbe andare a rifinirlo un po' meglio, però in questo caso il prodotto è la cucina e quindi non credo che nessuno presterà molta attenzione a quel muro, almeno è quello che mi auguro. Comunque, se proprio si volesse fare i pignoli, una cosa che ho notato è che a fare una selezione più precisa, quindi escludendo per esempio questa parte che prima avevo preso dentro, dandogli una selezione più precisa, lui capisce ancora meglio quello che gli volevo far fare. È veramente sorprendente la capacità che ha di recuperare. E qui direi che le linee erano già giuste. Per cui a posto così. In questo caso, linee già giuste, non mi sembra di vedere niente che non voglio, tranne questo. Boom. Posto un'altra. Sempre questo maledetto. Purtroppo quando si scatta e c'è qualcosa in mezzo ai piedi, e poi è lì in tutte le immagini. Vediamo un po' come se la cava ora. Come sempre, fa un lavoro, secondo me, eccezionale. Vediamo un po' se c'è qualcosa di migliorabile. Ovviamente c'è sempre. Ok. Ovviamente anche nella fortuna. Bisogna prendersi un po' di sfiga perché qui è già composta pressoché alla perfezione, però qua c'è un bagliore che è veramente eccessivo. Vediamo se si riesce a tamponare. È veramente tanto. Per cui mi sa che quello un po' rimarrà e questo si potrebbe andare a mitigare togliendo un po' di verde. Però direi proprio che non è questa la sede. E quindi per adesso rimane così. Ma rispetto a quello che abbiamo visto prima, questo non dovrebbe spaventarci. Questo secondo me va via liscio. Che è un pannello de dell'esposizione, mentre questo è un quadretto e quindi rimane. E qui, per quanto riguarda le linee, vediamo un po'. Così dovremmo esserci. Vediamo prima e dopo, molto meglio. Non vedo etichette. Poi dopo, se ci sono etichette e me ne sono perse, dopo si riguarda tutto. Però adesso si dà una prima raddrizzata a tutto quanto. Anche questa non mi sembra niente di letale. Tac, a posto.
Adesso diamo una bella aggiustata. E 1. E qui forse mi va fuori posto quando tocco questa. Sì, un pochino. Qua bisogna premere anche Ctrl perché sennò mi si allinea al margine. Ecco fatto. Vado a dirgli unico livello prima di sistemare questi. E vediamo se me li sistema bene come sempre. Meraviglioso. Sì, bisognerebbe sempre dare un occhio anche a questi punti luce che insomma non sono proprio il massimo da vedere. Bisognerebbe. Anche qui ce n'è. Solo che non le sto guardando in questo momento, mi sto concentrando di più su altro e quindi alla fine farò una seconda guardata a tutto quanto in cerca di problemi di quel tipo, perché adesso non li ho guardati. Adesso mi concentro più che altro sull'avere tutto ben dritto in bolla. E ok. Vediamo ora qualcosa di estremamente infimo e vigliacco, perché qui è pieno di cose da sistemare. È veramente un macello questa immagine. Non è colpa di nessuno, nel senso che è l'allestimento che è così, e quindi vediamo se si riesce a raddrizzare un po' il tutto. Già, è un'altra cosa. Ora però qui abbiamo una serie di problemi, e dico serie, perché abbiamo questa roba che non va bene. Poi abbiamo, diciamo che facciamo così intanto, vediamo se va via anche questo signorino qua. Meglio, vediamo se va via anche questo signorino qua. Meglio. Adesso, ciao idrante, sei bellissimo, eh? Però secondo me è meglio senza. Gusto mio, eh? E adesso qua voglio vedere. Questo sarà un disastro da sistemare. Non è bello, eh? Difficilmente viene fuori bene una cosa del genere, perché c'è quel buon vecchio adagio che è sempre valido, ovvero la camera vede soltanto la realtà, quindi se c'è una cosa brutta di mezzo, la camera la vede, ed è molto difficile che la camera veda meglio rispetto agli occhi di una persona, quindi se io la vedo male mentre la scatto, probabilmente qualcosa che non va rimarrà. Sto qui correggendo queste righe, che sono le righe su cui ho fatto la selezione io. Direi che va già meglio. Beh, tutto tutto non si può avere, però nel complesso direi che non è malvagia, dai. Ecco, molte volte devo dire che già più o meno ci siamo. La cosa più fastidiosa è andare a sistemare questi flare, che
però con questi faretti del negozio che sparano per illuminare l'allestimento ci sono sempre. Quindi qui si va a sistemare giusto un pelo e questa è perfetta. E ovviamente vale per tutta la serie, perché se c'è un faretto in una, probabilmente c'è anche nelle altre. Sembra dritta, eh? Perché sembra dritta. Ma se si va a guardare, non lo è. E allora la raddrizziamo noi. Adesso è dritta. Perfetto, eccoci qua. Ecco qua, qui vediamo esattamente l'autore di questo bellissimo. Questi faretti che vanno a colpire la lente e generano questi bagliori che sono un effetto che volendo ci può anche stare. Io lo uso moltissimo in fotografia creativa, ma qui non ci sta. E quindi purtroppo, cioè purtroppo non ci stanno, quindi bisogna andarli a rimuovere. Ho sbagliato, riempi, non traccia. Ecco fatto, vediamo un po' queste linee. Sì, qui è un po' da aggiustare. E qui anche. Sono sempre un po' più storte di quello che sembrano, eh. Qui ovviamente tengo premuto Ctrl perché sennò non ce la faccio ad andare lì con questa precisione. Ok. Perfetto, direi che ci siamo. Concludo questa panoramica con un'eccezione, ovvero questa immagine. È vero che ha tutte le linee storte, ma questo è perché per via della conformazione di questa stanza d'esposizione ho scattato la foto abbastanza da sopra, non mi sono posizionato in modo da poter avere le linee dritte. In questo caso diciamo che la cosa è voluta perché queste linee che vanno verso l'esterno, fanno il paio con queste linee del letto che vanno verso l'interno. Ora, se io andassi a correggerla, questa immagine sarebbe molto poco credibile. Perché sì, l'ho corretta, però vediamo che la prospettiva è sbagliata, che il letto è troppo schiacciato. Non me la sento di dire che così fa schifo, però si vede che è sbagliata. In questo caso, secondo me, la si può benissimo tenere così com'è. E detto questo, questo è il processo di lavorazione che faccio di solito sulle foto di interni, ma anche di esterni, che servono a renderle un pochino più gradevoli e accattivanti, soprattutto per quanto riguarda le linee e sporcizie varie che possono esserci in giro.